Dopo un avvio un po' sottotono, soprattutto a causa della concomitanza con il match degli europei e la conseguente sconfitta degli azzurri, Shopping sotto le stelle si prepara a fare il bis venerdì 8 luglio nel centro storico di Arezzo. Eventi, iniziative, spettacoli, musica, tanto divertimento, ma l'evento fondamentale saranno i negozi aperti. Oltre 250 le adesioni, oltre 20 gli eventi che ci saranno in tutto il centro storico e 7 le piazze coinvolte. Ci sarà un'area pedonale mai record perché chiuderemo la strada in via Roma, in via Crispi, in via Guido Monaco per la prima volta dopo i lavori di ristrutturazione della strada. Una bella manifestazione come quella di Arezzo sotto le stelle, una collaborazione con Confcommercio ormai nata da tanti anni e siamo veramente soddisfatti e orgogliosi di essere qui ad Arezzo con questa manifestazione che vede un po' una vetrina su tutta la città e sul commercio in modo particolare. Non poteva mancare l'ormai collaudato successo del lancio delle lanterne e dei desideri in Piazza Grande. Sarà una serata all'insegna del divertimento, della magia, delle emozioni, sarà una serata particolare, arricchita anche con l'arrivo di Magico Matteo direttamente da Canale 5, Italia's Got Talent. Sarà una serata bella, inizierà con la musica di Enzo che ci accompagnerà fino alle 22:30 per il lancio delle lanterne volanti. Sarà una serata come sempre per la musica di piazza, dedicato alle famiglie, alle persone chiaramente che vengono a vedere questo evento e credo come sempre che sia una bellissima serata. Torna per l'occasione anche il codice aretino, la caccia al tesoro tra le vie del centro di Arezzo. Il codice aretino è un'associazione culturale che si ripropone di riscoprire i tesori di Arezzo e in collaborazione con i commercianti del centro storico abbiamo creato questa caccia al tesoro, che viene fatta tramite WhatsApp. Inoltre la fortunata concomitanza con i campionati italiani master di atletica leggera richiameranno in città oltre 2000 presenze. Per loro un welcome kit composto da 2 bottiglie di vino del territorio ed una serie di coupon. La presenza dei campionati italiani l'8, il 9 e il 10 di luglio sono una fetta appetitosa anche per la nostra città. Non a caso questa notte bianca è stata un pochino anche programmata e fatta anche in virtù di dare maggiore visibilità alla città anche per i concorrenti che vengono da tutte le parti d'Italia.